Allora, l'oggetto di questa invenzione è troppo importante per non avere un'introduzione completa. Completa nella sua nascita, della sua data, della sua nascita e delle ragioni che mi hanno spinto ad esserne il genitore. 78 meno 14 fanno 64 anni che pratico il mestiere di orologiaio. I primi 20 li ho subiti nel riparare degli orologi, spesso costruiti in modo insoddisfacente, che mi davano la voglia di rifarli a nuovo ogni volta. Visto le tante incongruità costruite sino ad allora, un giorno ho deciso di non più subire, ma vivere il mio mestiere. Ho scelto il cammino della semplificazione di tutti i meccanismi e componenti che mi avevano fatto soffrire. Il primo obiettivo raggiunto nel 1977 è stata la mia orologeria spaziale che ha avuto come alfiere il Golden Bridge convenduto a Corum, il movimento d'orologeria più semplice mai esistito, a circa 30-40% di pezzi e di componenti in meno di un orologio normale. Il secondo, nel 1985, quando ho creato l'Accademia, è stato quello di denunciare la stupidità di fare un tourbillon e metterlo in una cassa, in una gabbia in acciaio. Dunque, cercavo la precisione massima esponendo lo scappamento in una gabbia magnetica. E, diciamo, qui devio un poco. La ragione è stata anche quello che il mio tourbillon, orrore di tutto quello che ho complicato. Trovo già la vita abbastanza complicata in se stesso, se la complichiamo ancora diventa veramente pesante. Non volevo, sono stato sempre disturbato in un tourbillon classico, di vedere lo scappamento nascosto dal bilanciere, quando invece lo scappamento dà ancora più vita e più sensazione del bilanciere che gira. Dunque, invece di mettere il bilanciere al centro della gabbia, l'avevo messo e avevo fatto lo scappamento in linea, dunque così si vedeva allora dall'ancora l'ancora del bilanciere. Sfortunatamente per me ci sono state le copie del carosello costruito secondo il tourbillon alla fine del XIX secolo e quegli scappamenti hanno un pochettino gettato un dubbio nella storia del tourbillon, nel senso che il bilanciere non essendo centrato, gli esperti l'hanno qualificato come carosello, malgrado che il sistema adottato era quello del tourbillon. Anche perché nessuno si era mai approfondito sul brevetto di Breguet e sul brevetto di Bonnexen. Il brevetto di Breguet cita completamente, esplicitamente, che è un movimento satellitario, cioè una ruota fissa e il resto gira attorno. Mentre invece quello di Bonnexen non c'è ruota fissa, tutto il movimento è un movimento differenziale che crea la rotazione di 360 gradi. Il fattore supplementare era che il tourbillon fatto da uno svizzero vivente in Francia era qualcosa di eccesso, il carosello fatto da un orologiaio danese vivente in Inghilterra era qualcosa da buttare via. Dunque, intanto che italiano, buttato via dall'orologeria svizzera perché ero italiano, mi sono sentito un pochettino attaccato anche perché non hanno apprezzato il mio tourbillon dicendo che era un carosello. Pertanto, in seguito non c'è una ditta svizzera che non abbia fabbricato dei tourbillon con lo scappamento decentrato come l'ho fatto io nel 1985, quando la seconda data che è stata fatta è stata quella del tourbillon volante, il primo tourbillon volante da polso, sono stato ancora io che l'ho creato. Dunque, sono state sempre cose non innovative per innovare, ma per denunciare il passato. C'è una semplice differenza fra innovare e denunciare. Dunque, nel 1986 il primo tourbillon volante da polso nella storia dell'orologeria l'ho fatto per Blancpain. Aveva un diametro di 26 mm, un'altezza di 3,20 mm, un solo batiletto e 8 giorni di riserva di carica. Ancora oggi, diciamo, una bella performance orologiaio. Voilà, le stesse caratteristiche del tourbillon, cioè 8 giorni, l'ho raggiunto con il carosello per Blancpain, che l'ho fatto nel 2007. E aveva 8 giorni di riserva di carica, rivoluzione in un minuto, il bilanciere al centro della gabbia. Quello che ha fatto la difficoltà per i grandi conoscitori dell'orologeria di vedere un tourbillon che ha l'aspetto del carosello e un carosello che ha l'aspetto del tourbillon. E no, fa niente, un divertimento e lasciare da pensare. Dunque, era dunque naturale che prima o poi, volendo vincere tutte queste assurdità che esistevano nell'orologeria, avevo deciso di dare un freno alle sevizie della spirale. È già una cosa che avevo immaginato, avevo desiderato di fare subito dopo il Golden Bridge,
per la semplice ragione che la spirale è il componente, il solo componente dell'orologio che non funziona. Tutti gli altri componenti sono fabbricati meccanicamente, una volta fabbricati li si mette sul movimento e funzionano. E sappiamo come funzioneranno. Se l'ingranaggio è sbagliato, vedremo che l'ingranaggio. Ma nella spirale possiamo darci tutte le attenzioni che vogliamo, non darà mai la soddisfazione sperata, mai il lavoro che abbiamo pagato per farlo. Dunque era qualcosa da distruggere. Problema, su 5 secoli che esiste, ci sono stati diversi tentativi di cambiamento, la curva Breguet, la spirale in silicio ultimamente, ogni tanto si è migliorato qualcosa, ma in realtà siamo sempre nello stesso problema, non sappiamo mai il risultato di un orologio con una spirale cosa darà durante la giornata. Voilà, no. Dunque, la spirale e la sua manipolazione. A prima vista le difficoltà sono per metterla in piano, centraggio perfetto sulla virola e centraggio nelle coppiglie della racchetta. Ma in realtà sono a causa della sua asimmetria, la sua massa e il suo peso. Nonostante l'avvenimento dei materiali non magnetici, i difetti intrinsechi restano sempre gli stessi. Perché è impossibile credere che la spirale che si avvolge o che si svolge possa assumere la stessa funzione avvolgendo e svolgendo. È incredibile, impossibile. Dunque, bisognava smettere questa tradizione. Una cosa è certa è che nessun orologiaio praticante sentirà la mancanza di questo componente e sarà felice di vederlo sostituito da un sistema semplice ed efficace come il Calasist. Dunque preciso che Calasist significa semplicemente calabrese sistema. No? No. Dunque, non c'è più bisogno di pitone, non c'è più bisogno di una racchetta, non c'è più bisogno di tutte le manipolazioni delicate che rischiano di causare dei danni irreparabili. Vi ricordo, per illustrare un po' la situazione, che negli orologi fissi, dunque nei pendoli, il pendolo viene riportato al punto di equilibrio grazie alla gravità. Quando scende al punto morto, nello stesso tempo il pendolo libera lo scappamento, dunque riceve l'impulsione e può andare all'altro lato. Ma arrivato all'altro lato è la cosa inversa che si viene, ma i due movimenti sono simmetrici, cioè la gravità sarà identica a destra e a sinistra, all'entrata o all'uscita. Dunque è per questo che il pendolo è più facile da avere una precisione, mentre invece l'orologio stiamo sempre nel portatile come 5 secoli fa, nel senso che la spirale non può avere lo stesso rendimento della gravità. La gravità è la stessa tutti i giorni, tutti i momenti, salvo se si cambia l'altitudine, mentre invece la spirale non è capace di far fronte a tutte le difficoltà di posizione che ha. Dunque, speriamo, oggi smetto di fare l'epitaffio della spirale e cominciamo a dare un'occhiata al futuro, dunque al Calasis. Lo scopo principale del Calasis è quello di poter essere utilizzato su qualsiasi scappamento, soddisfacendo semplicemente perfettamente la funzione del dispositivo del ritorno del bilanciere. Perché dunque possiamo effettivamente, se analizziamo la situazione, la gravità non serve altro che un organo di richiamo del pendolo al suo posto. Dunque, stato al posto tuo, non ti muove, poi si muove d'accordo. Ma la spirale è la stessa cosa, serve unicamente per riportare il bilanciere dopo la sua oscillazione al posto di prima, al centro di gravità, al punto di equilibrio dove lo scappamento deve trovarsi. Dunque, come facciamo? Beh, semplice. Sull'asse del bilanciere teniamo tutti i componenti fino all'asse del bilanciere. Sull'asse del bilanciere, invece di mettere la spirale, mettiamo un pignone. Ed era questa la soluzione da cercare, che ho cercato durante tanti anni e non avevo trovato. Dunque, questo pignone va a ingranare con una ruota della quale prendiamo soltanto qualche dente. Dunque, ci ritroveremo non più fra un pignone e una ruota, ma fra un pignone e un rastrello. Questo ingranaggio sarà calcolato in modo che il bilanciere possa avere la massima amplitudine e il rastrello il più piccolo angolo di rotazione. Quello che fa, se usiamo un rapporto di 8 e abbiamo un pignone di 10 denti e il rastrello ne ha 20, dunque avremo semplicemente un'ampiezza di 360 gradi per il bilanciere e soltanto 45 gradi di spostamento del rastrello. Quello che è molto importante perché, cioè 8 volte di meno, è molto importante perché il rastrello non avrà un grande spostamento, dunque non sarà troppo difficile da riportare al punto di equilibrio.
anche lì la soluzione, nel senso che se questo, che il bilanciere vada molto lontano, ce ne freghiamo. L'importante è che il rastrello non sia troppo spostato, perché poi ci bisogna troppa forza per riportarlo. Metto ancora un punto sul passato. L'orologeria attuale si basa sempre che bisogna avere delle amplitudini molto grandi, 300 gradi, 320, 340. Dimenticano che abbiamo fatto nel passato degli orologi a cilindro che non sorpassano i 160 gradi ed erano dei cronometri. Dunque l'amplitudine non ha niente a vedere con la precisione. Il passato l'ha dimostrato, non bisogna dimenticarlo. Allora, possiamo anche usare un altro rapporto di trasmissione, un pignone che ha sempre 10 denti, un rastrello che ha sempre 20 denti, che sarà 10 in una direzione, 10 nell'altra, e avremo un rapporto di 20. Il rastrello avrà soltanto uno spostamento di 22 gradi e mezzo. Dunque praticamente non si vedrà nemmeno, si sposterà, ma avrà la forza necessaria per rapportare il bilanciere al punto di equilibrio e non farà un freno totale troppo forte per questo spostamento. Andiamo avanti, i fogli che incollano, che scocciano un pochettino. Questo piccolo spostamento angolare è molto importante perché gli rende il ruolo più facile di organo di richiamo grazie a due molle, a una molla a due bracci che svolgono la funzione elastica necessaria. Dunque, arriviamo al punto chiave della situazione. Il punto chiave della situazione è che la spirale è asimmetrica, nel senso che non funzionerà all'entrata come all'uscita e inversamente, mentre invece lì se abbiamo due organi di richiamo, due braccia che fanno parte dello stesso corpo, a quel momento là se uno si sposta e l'altro non si sposta avremo uno spostamento di X, ma dall'altra parte quando il bilanciere ritornerà avremo esattamente lo stesso angolo che si sposta senza avere concorrenza con l'altro, senza avere legame con l'altro. Dunque siamo in una simmetria perfetta, quella che è ideale perché a quel momento là vinceremo il problema del repair, nel senso che non è la posizione che potrà influire su questa apertura o uscita del rastrello e dell'amplitudine del bilanciere. Dunque, la prima obiezione che può sorgere è il problema dell'attrito degli ingranaggi, ma in realtà risponderò che un problema che può essere risolto o diminuito non è un problema. Non esiste un corpo in movimento senza attrito. Bisogna solo calcolarlo bene e applicare le soluzioni appropriate. Questo attrito sarà continuo, dunque controllabile. L'asimmetria della spirale e i suoi risultati non sono controllabili, sono inaspettati. Dunque, passiamo alle immagini che vi permetteranno di capire meglio il funzionamento del mio sistema. Allora, ecco qui, ci mettiamo qui. Allora, per prima cosa ho voluto dimostrare che questo sistema può essere adottato su non importa quale movimento, quale scappamento. Dunque ho pigliato il calibro ETA 2892, che qui vediamo montato, e procediamo al cambiamento. Dunque smonto tutti i componenti e metto al posto semplicemente l'ancora con il ponte d'ancora. Adesso aggiungo il bilanciere, l'asse del bilanciere con il plateau, poi aggiungiamo la ruota del bilanciere. Vediamo che è una ruota del bilanciere che ho adottato con quattro masselotti, perché effettivamente se non ho più la racchetta per controllare, per regolare veramente la precisione desiderata, abbiamo bisogno di masselotti. Con i bilancieri attuali, con masselotti, abbiamo un problema che lo spazio di regolamento è molto ristretto e abbiamo bisogno di 8, 10, 12 masselotti in alcuni calibri, mentre invece qui ne vediamo soltanto 4. È un bilanciere che ho brevettato perché con queste masselotti qui posso effettivamente arrivare a una regolazione molto più grande, quella che mi permette di soddisfare una costruzione non proprio perfetta dell'organo di richiamo. Perché come nella spirale, se avanzo o se ritardo, perché la spirale non è stata veramente adottata sull'inerzia del bilanciere, adottata sull'energia del barriletto che dà. Dunque a quel momento là bisogna, se non abbiamo più la racchetta, bisogna un organo di réglage adeguato, questo qui, e questo bilanciere mi permetterà di andare più avanti. Allora, vediamo che adesso sul bilanciere monto il pignone, poi vediamo dunque dall'alto
il bilanciere Golpiglione e il ponte di ruota di finissage. Qui aggiungo semplicemente due punti blu, sono in realtà due assi che sorgono. Questi due assi serviranno a posare giù la placchetta che terrà il sistema di Calasis. Vediamo che qui sono per fissare il Calasis, l'organo di richiamo. Qui la vite per bloccare questa placchetta sul ponte. E qui vediamo un rubino che riceverà il rastrello. Vediamo adesso il rastrello che è montato. E dunque vediamo che effettivamente il pignone ha due denti che appoggiano sul dente centrale del rastrello. Questo è il braccio, l'organo di richiamo che vi dicevo prima. Dunque, è fissato su questi due perni che, aggiunti alla ruta fissa, una vite che blocca questo sottoar, questo organo che non si muoverà. Il grande vantaggio qual è? Che effettivamente questi due braccia non toccano effettivamente il rastrello, hanno su per giù un centesimo di spazio fra il rastrello e le molle. Dunque a quel momento là significa che praticamente il rastrello è prigioniero dell'organo di richiamo, ma ha un po' di vita. Questa vita serve a facilitare la partenza del rastrello, ma soprattutto serve nello stesso tempo a non dargli troppo spazio, perché il rastrello mantenga al punto di equilibrio il bilanciere e il plateau là al centro dello scappamento, di modo che la piccola mossa dell'orologio tutto si mette in moto. Vediamo ancora qui semplicemente il sistema completo. Vediamo, non possiamo vedere il plateau, lo vedremo qui là. Qui vengo con il bilanciere e là sono alla fine del. Dunque devo spostare, vediamo qui. Voilà. Dunque qui vediamo ancora una volta e là vediamo il partagement. Dunque vediamo che l'organo di richiamo è esattamente sullo stesso piano del rastrello, è esattamente sullo stesso piano del pignone. E sotto vediamo la forchetta dell'ancora sull'ellipse e il dardo dell'ancora sul petit plateau. Dunque, tutte le funzioni sono là. Siamo in uno scappamento classico, semplicemente che la spirale è fuori, la spirale è morta. Almeno spero che morirà prossimamente. Adesso arriviamo al sistema completo visto dall'altro. Dunque, vediamo qui siamo nella posizione di equilibrio. Effettivamente, no, siamo nella posizione di arresto, perdono. Questo qui è la posizione di equilibrio. Ho disegnato una linea blu, una linea nera qui, che traccia effettivamente la linea diritta fra l'asse del bilanciere e il centro del Calasis. E vediamo che tutto è centrato e che l'ellipse si trova forzatamente giusto al centro della forchetta, l'ancora si trova in posizione di ricevimento degli impulsi, che sia sull'entrata o sull'uscita, e se vengo qui. Vediamo all'inizio, quando abbiamo caricato qualche dente del barile, che la ruota d'ancora si blocca contro la leva d'entrata, la forchetta arriva sul ponte d'ancora, non può andare più là, l'ellipse è pronto sulla forchetta d'uscita per dare l'impulso e tutto è lì. Ma nello stesso tempo, mentre il braccio sinistro del Calasis si è spostato, ha piegato, alla forza della ruota d'ancora, l'altro è rimasto perfettamente dove era. Dunque c'è una simmetria perfetta, un braccio si sposta ma l'altro non risponde. Quando arriveremo all'altro punto, dunque arriveremo al punto di equilibrio che stavamo prima, voilà, l'ancora è arrivata al centro, mi sono dimenticato di mettere la ruota d'ancora, ma possiamo metterla dopo. E siamo dunque sulla sorta dell'impulso e quando arriviamo alla fine finale, vediamo che si è spostato, vediamolo. Lo spostamento del braccio destro, che è veramente abbastanza importante, ma non troppo, perché questo, la scala del modulo di elasticità su questo braccio potrebbe andare fino a 1600 prima di avere la piegatura finale, ma a 400 si ferma già. Dunque ha la forza necessaria per riportare il rastrello alla fine, ma non subisce alcuna deformazione, dunque potrà marciare anni,
mesi, secoli, eccetera, eccetera, non finiva mai. È un materiale che, non magnetico, un materiale che ha un modulo di elasticità più grande del normale. Forzatamente ho dovuto ricorrere a un materiale moderno, non un materiale classico, ma vediamo che effettivamente c'è una simmetria totale. E quando il bilanciere, là siamo arrivati alla fine praticamente, perché la ruota d'ancora tocca attualmente sull'uscita, sul ponte di d'ancora all'uscita, l'ellipse non ha toccato l'altra parte della forchetta, dunque non c'è rimbalzo, siamo su per giù su 330 gradi di amplitudine del bilanciere. Ma il rastrello ne ha fatto che 225, che 2250, perdono. Dunque è abbastanza facile di vedere la potenza di questo sistema, la facilità, e soprattutto che non c'è più il bisogno della racchetta. La Spilano non batterà più da una coppia all'altra, là non ci stanno più coppie, non c'è più pitone. È di una semplicità che non pensavo quando ho creato questo sistema. Finalmente mi sono accorto che veramente avevo una bomba in mano. Sono contento che questa bomba è in mano mia, che non mi è scoppiata in mano. Diciamo, ha sorpassato le mie aspettative. Adesso, forzatamente, possiamo dire che tutto questo è teoria, perché abbiamo già visto molte creazioni che sono splendide, eccetera, proprio che in fin dei conti non funzionano. Dunque, potete benissimamente mettere in dubbio questa cosa. Allora, vediamo già un pochettino delle video che mostrano una simulazione del sistema. Allora, partiamo già da questo qua. Étude des barrages, voilà, partiamo da qui. Dunque, rivengo su quello che abbiamo visto prima, sul punto di equilibrio che ho già spiegato. Mi mancava la ruota d'ancora prima, dunque l'ho messa adesso. Dunque, vediamo che il sistema è quello lì. Dunque, già l'ho spiegato. Possiamo passare su questa fase e passiamo alla prima fase di simulazione 3D. Dunque, vediamo il funzionamento com'è. Dunque, tutto è reale salvo le braccia dell'organo di richiamo, perché vediamo che c'è una piccola riga qua che è falsa, che non è data dalla simulazione, perché sarebbe stato troppo lungo e troppo difficile lo spazio che mi è rimasto per fare la simulazione completa. Beh, non c'è problema, vedremo più tardi. Dunque, abbastanza simpatico di vederlo funzionare, eh? Allora, passiamo alla simulazione. Qua vediamo lo scappamento dall'alto. Adesso lo vediamo dal di sotto. Dunque, questo qua. Voilà. No, non è questo. Devo andare indietro. Là. Voilà. Dunque vediamo effettivamente la funzione reale, perché qui è reale, dunque semplicemente le braccia dell'organo che non sono reali, ma tutto insieme è veramente reale. Vediamo che effettivamente non arriviamo al rimbalzo, ma abbiamo un'amplitudine abbastanza importante, la funzione lì, il rastrello ha un piccolo percorso da effettuare, e è un modulo abbastanza piccolo che non darà un FOT, ma un... molto importante, perché tutto dipenderà dall'equilibrio della forza entrante, cioè dell'energia del barile, dell'inerzia del bilanciere e della forza dell'organo di richiamo. Sono cose da calcolare che per un matematico saranno semplicissime. Dunque, adesso vediamo la terza funzione. Voilà, questa qui. Ma siamo sempre nel 3D, siamo sempre nella simulazione. Dunque l'importante è di vedere la realtà che cos'è. Allora, vediamo adesso se la realtà conferma tutto quello che vi ho detto. Allora, fermiamo questo, e partiamo al 2892. Eppure si muove.
si vedono appena le due braccia che fanno il loro dovere. Tutto è lì, eh? Semplicemente aspirare che manca. Se avete domande da farle, sono a vostra disposizione, salvo domande tecniche che saranno per il futuro. Eh? Ho preferito farlo su 2892, appunto per dimostrare che funzionerà su tutti gli scappamenti, anche perché è un movimento conosciuto, reputato, eccetera, eccetera. E me è stato molto più difficile di costruire, di farlo lassù, di farlo su un movimento nuovo. Perché sul movimento nuovo si disegna tutto quello che si vuole e poi si eseguisce. Mentre invece là ho avuto diversi tentativi, ho impiegato diversi movimenti, perché quando arrivavo a fare una versione mi trovavo su dei buchi esistenti che non esistevano, che non mi servivano. Dunque ho dovuto otturare quei buchi, fare dei buchi delle volte quasi a fianco, eccetera, eccetera. Dunque, è stato molto difficile fino a trovare esattamente lo spazio che mi ci voleva, il punto che ci voleva per poter infine adottare il sistema, montarlo e vederlo funzionare. Voilà. E questo mi è arrivato il 10 agosto, dopo un anno di lavoro. Dopo 5 prototipi, il sesto ha funzionato. Perché appunto non arrivavo a trovare il punto giusto e la grande difficoltà per questo calibro qui è stata di poter arrivare al partagement. Perché, diciamo, non erano le stesse altezze fra il bilanciere che avevo, e poi qui non ho potuto regolarlo perché è un bilanciere ETA d'origine, dunque non ho più la racchetta e non ho più le maslot. Dunque siamo. Beh, il principio funziona. Vuoi farti un applauso? Prego. È veramente rivoluzionario questo, Beh, una cosa diciamo che incredibile, ovviamente nella sua dopo semplicità. 64 anni di mestiere ci sono riuscito. Nella sua Avevano 40 anni che semplicità ci pensavo. è anche un sistema che può essere applicato a tantissimi, a tutti i movimenti, insomma, che senso A quello. tutti i movimenti, e poi di una semplicità incredibile. Ovviamente, ovviamente. Elimina completamente tutti i difetti dello spirale. Una domanda, hai provato a fare una registrazione eventualmente, diciamo, calcolando un po' la Sì, resistenza delle due? sì, sì. Poi uno può fare una registrazione diverse Allora, ho variabili, insomma, rispetto. depositato un brevetto internazionale disegnando tutti gli organi di richiamo possibili e immaginabili. Dunque, per me il principio del sistema che è importante, che ho brevettato, è con tutte le possibilità di variazioni dell'organo di richiamo. Hai calcolato anche un po' le resistenze nei confronti di uno scappamento normale? No, non ancora, non ancora, perché per il momento quello che mi interessava, perché volevo dare il fuoco verde a Vicenza per la Grazie, conferenza, grazie, e quello che mi complimenti. interessava era di dimostrare il funzionamento, che era esatto, che rispondeva al mio sogno. Dunque non sono ancora nella fase diciamo, perché già ho bisogno di finire la costruzione del bilanciere per vedere la qualificazione della regolarità, se ci arrivo oppure no. Sapere se posso guardare questo sotto-art, in francese è molto più facile, questo sotto-art dello stato in cui è, se devo allungarlo, devo raccorciarlo, se poi faccio un movimento, perché lì mi sono trovato davanti a un calibro esistente, dunque che forzatamente l'energia del barile non corrispondeva all'energia che avrei dovuto avere. Dunque, malgrado tutte queste particolarità, funziona. Dunque il sistema è buono, il sistema è finale. Applicando due leve in silicio o in carbonio, come leve elastiche, hai anche una Beh, materia. diciamo, è semplicemente la materia, per non svelare i misteri, è fatta da Mimotech, cioè, dunque è il solo sistema di poter avere, perché avevo bisogno non di fare io un organo di quel genere, perché manualmente avrei avuto delle imperfezioni, mentre invece facendolo fare secondo il sistema dell'IGA, mi trovo davanti a un'esecuzione che è completamente quello che ho domandato. Ho controllato con un ingrandimento del 100% sul proiettore di profilo, dunque l'esecuzione è stata perfetta. Dunque lì sono sicuro che effettivamente c'è questo materiale, l'AmaFlex, che è un modulo di elasticità molto molto elevato, dunque sono al 30% del punto di finale di non mi ricordo Per più. evitare la ribattuta? Per
Come? Per evitare eventualmente la ribattuta Beh, non mi arriverà la ribattuta, perché qui il rastrello finisce con dei denti, ma in realtà il rastrello finirà con due denti sporgenti. Ma che finisce con due denti sporgenti oppure no, il problema è il ribattimento, perché che sia il plateau che toccherà contro l'ellipse che toccherà contro la racchetta, oppure il pitone che toccherà contro il dente finale della stella, sarà lo stesso. Dunque là sarà semplicemente il fattore di diminuire l'amplitudine, perché non abbiamo bisogno di 330 gradi, perché attualmente serviamo il 330 gradi, perché? Perché la molla del barile non ha uno svolgimento continuo, ha uno svolgimento lineare, quasi per, diciamo, dipendere dal barile, di una certa durata, poi tutto insieme scende giù. Dunque, dunque, mentre invece lì potremmo accontentarci, ancora vantaggio particolare, di avere una molla di barile più debole, dunque avere un numero di giri di barile più grande e avere una durata di marcia più grande. Perché anche un'altra cosa che mi ha stupito, quando ho caricato l'orologio, 3 giorni dopo funzionava ancora. Perché minore resistenza? Sì, perché non usava molta energia del barile, dunque diciamo siamo in una strada che è nuova, che sarà da esplorare. Ma è una strada che esiste, non è più, non siamo davanti a una dimostrazione di qualcosa ricercato e poi in realtà non funziona. No, qui siamo su un vecchio movimento che faccio vivere. Una grande rivoluzione, complimenti. Grazie. Ti ringraziamo per il Centro d'Italia per presentarlo. Ah beh, lì, normale. Diciamo per l'Italia, perché nessuno è mai profeta del proprio paese. E poi era il fattore di... Non bisogna dimenticare che l'orologeria è nata in Italia, d'accordo? Dunque, penso che alcuni paesi l'hanno dimenticato. E ho dato molte cose all'orologeria, ma visto i 78 anni mi sono detto che dovevo chiudere questo problema prima che partissi. E penso che sarà la più bella cosa che mi accompagnerà, perché è inaspettato, nel senso che è stata una sfida, ma sono quasi incredulo di quello che del risultato, perché volevo rompere la spirale, ma non mi aspettavo questo risultato, perché di una semplicità incredibile. Pazzesco. Non c'è più bisogno di perdere tempo quando in fabbrica la fabbricazione poseranno i pezzi e basta, vai via, il riparatore non dovrà più soffrire sulla spirale, ma da sé, posa il pezzo e basta. Dunque è effettivamente una rivoluzione in tutti i sensi, nel senso tecnico, nel senso pratico, nel senso commerciale, in tutti i sensi, senza contare l'economia della racchetta, del pittone, eccetera, cioè tutte quelle cose del passato che erano infernali, perché i 20 anni di riparazioni che ho fatto mi hanno fatto sudare. Allora. Hai aumentato la qualità e diminuendo molto i costi di produzione. No, sono stato sorpassato. Allora. Complimenti per questa rivoluzione. Solo un paio di domande, forse troppo tecniche, magari. No, mi togli il maschio, perché... magari ce le facciamo dopo vis-à-vis. Riesci a mantenere le frequenze che già ci sono in orologeria o la frequenza allora, che è completamente? Senti, è esattamente la stessa cosa della spirale. Quando fai l'orologio, al momento dato c'è un bilanciere. Questo bilanciere è un'inerzia e c'è la molla del barile. Dunque a quel momento là devi calcolare fra l'energia entrante del barile e l'energia uscente dell'inerzia del bilanciere, e là calcoli la spirale esatta, che poi se non è esatta, beh, raccorci la spirale col pitone eccetera eccetera. Ma io volevo capire se mantenevi le frequenze di lavoro tipo il 21 e 6, 28, sì, sì. È la spirale che fa il lavoro, mantenendo la precisione. Oui, perché adesso, diciamo, per ottenere una stabilità di marcia si cerca di andare sempre più veloce. No, allora lì la potrò ottenere la frequenza è tenuta dalla spirale, e qui la frequenza sarà tenuta dalla forza del calasis combinata con l'energia del bilanciere e col barile. Dunque potrà avere tutte le frequenze che vuole. Non dimenticare che il carosello, quando Blancpain si è sbagliato, invece di 18.000 aveva 17.200, ben accorciava la spirale e dunque vanugliava la spirale. Diciamo, lì siamo esattamente nelle stesse cose, semplicemente non è più un organo asimmetrico, è un organo simmetrico.
tutto lì. Bisognava semplicemente rompere, ho detto 30 anni fa in una rivista italiana, non mi ricordo la quale, che la coppia bilanciere spirale doveva divorziare. L'ho fatta divorziare. Tutto è lì, la spirale è rimpiazzata, ma la sua funzione continua là. E puoi avere le stesse alternanze. E a quel momento là effettivamente possiamo scendere, invece di adottare le 28.000, 21.000, eccetera, cioè possiamo scendere a 12.000 come nel tempo passato. Praticamente come prima. Voilà, e a quel momento là scendi le alternanze e abbiamo una durata di vita che è più grande, un'usura meno forte e soprattutto una precisione che è molto più lunga. Dunque tutti i vantaggi che non potevamo avere con la spirale. Diciamo che la mia domanda era in funzione di potrà lavorare a secco? A secco? Riducendo drasticamente. No, quello è della lavanderia per la maggior parte. No, nel senso, la mia domanda era, riducendo drasticamente la velocità di lavoro, potrà lavorare senza lubrificazione o con minor lubrificazione possibile? Esattamente come un orologio più. Una cosa che non ho detto, se guardiamo, non lo vediamo perché è troppo veloce, eh? Dunque, voilà, se veniamo qui, étude de marge, point d'équilibre. Allora, adesso tento di ingrandire al massimo. Vediamo le punte dell'organo di ricamo, sono mezze sfere. Ora, non dobbiamo dimenticare che la costruzione del liga ci dà una parete che è perfetta, lucidata. Il rastrello è anche fatto in liga. Dunque abbiamo due componenti che sono perfettamente lucidati sui lati. Dunque il frottement è già molto, molto inferiore. E non penso che sia necessario avere dell'olio su quella parte lì. Ma questo non lo possiamo fare. Facciamo oscillare, esempio, vado per assurdo, sto sperimentando. Un'oscillazione al secondo, a quel punto diciamo, potremmo quasi togliere la lubrificazione sul pivot del bilanciere. Non sono sicuro, non sono sicuro, no, lì siamo su un'altra strada perché il bilanciere fruttando sul rubino alla lunga avrà un'usura. Dunque l'olio rientriamo al sistema di Daniels, scappamento senza olio, che se ci metti un po' d'olio va bene, l'olio d'oliva è ancora peggio. No, là dove c'è un frottement di quello stile, l'olio ci dovrà sempre essere. O allora creare dei materiali autolubrificanti. Non è molto grave, perché in realtà vediamo degli orologi che funzionano 5 anni, 10 anni senza revisione. Ho degli orologi che ho venduto 30 anni fa e che non ho mai avuto in ritardo. Ho due soluzioni. O li hanno buttati nella pattumiera, oppure funzionano ancora. O non li hanno mai fatto funzionare, comprati e messi in cassaforte. No, la lubrificazione è tutto un altro paradigma. Forse un giorno arriveremo ad avere dei materiali autolubrificanti, senza dimenticare il più grande orologio del passato, Harrison, che usava del legno lubrificante, e potremmo forse trovare la soluzione dentro. Ma bon, io le legnate ne ho avute abbastanza. Passando invece, scusa, se stavo no, ma le domande sono eccellenti perché così permette di. Anche di avere risposta per tutti. Prima accennavi le mass slot per la regolazione della precisione di marcia. Sai anche già più o meno dire quanto sarà lo scatto? Allora, diciamo, è difficile a dire. Ho dimenticato di mostrarvi che cos'è il bilanciere che ho fatto. Dunque, voilà. Vediamo che le mass slot hanno una forma speciale. Normalmente le mass slot sul bilanciere hanno un asse sulla quale appoggiamo una virola. D'accordo? E questa virola ha su per giù un 20 gradi di apertura, dunque 20 gradi di leggerezza. Quando la giri non è veramente molto importante il fatto di muovere, dunque ha bisogno di molte virole. Mentre invece qui, se vediamo, abbiamo una parte più della metà della virola. Perché? Perché invece di avere un asse che mi porta la virola, ho un buco nel bilanciere e ci metto giù la virola elasticamente. A quel momento là posso girarla nel senso che voglio, mi giro più della metà del peso della virola. Dunque a quel momento là posso raddoppiare il potere della virola per rapporto ad altri bilancieri. Dunque con queste quattro virole penso che dovrei arrivare a poter regolare 8 a 10 minuti. Poi, lo scopo non è quello, lo scopo è di avere un organo di richiamo che sia costruito esattamente secondo l'inerzia del bilanciere
e l'energia del barile. Siamo sempre lì, non cambiamo niente alla tecnologia orologica, siamo schiavi. La durata di marcia, l'amplitudine e tutto ciò dipende sempre da questo equilibrio di forze. Se tu pigli un barrage idraulico, dipende da come apri la valvola, se il barrage si scarica in un colpo oppure si alimenta il villaggio sotto per degli anni. Dunque là è esattamente la stessa cosa. Quando ho fatto degli orologi di lunga durata, l'ultimo che ho fatto per Blampin aveva un solo barile e 14 giorni, tourbillon automatico. Dunque è sempre il calcolo fra l'energia data e la spesa sostenuta. Allora, sempre la stessa cosa. Sì? Si dovrebbe confrontare comunque con il sistema Drie dei bilancieri fatti in carbonio e in silicio. Allora no, non verrò mai al silicio, per la semplice ragione perché gli anni di riparazione non accetto più un problema simile, perché se io non posso guardare la spirale o un organo in silicio, quello si rompe perché è troppo sensibile. E poi arriviamo a un certo momento che se vogliamo veramente la precisione, ritorniamo al quarzo. Se vogliamo il meccanico, restiamo nel meccanico. Per me il silicio non è la soluzione, è una soluzione di fabbricazione perfetta, ma è lì che mi dà lo stesso risultato, ha un peso un po' più grande, ma in quel caso lì non conta tanto. Dunque almeno avremo la possibilità di poterci, se dobbiamo lavorare, se pigliamo nella pinzetta non lo rompiamo, non lo pigliamo, mentre invece con il silicio quanto lo pigliamo non sappiamo se terrà o non terrà. Dunque cerco di migliorare il futuro, non di impoverarlo ancora. Il carbonio non lo so, non ho mai servito, ma non sono interessato in quelle strade là, ancora perché la mia è piuttosto una denuncia che altre cose. Volevo denunciare quest'uso degli aspirare ai posti di larga sentenza. Potevi preparare l'orologio sempre con i sistemi tradizionali, insomma. Un orologio può essere riparato in sistemi tradizionali. Qui diciamo che spero che per l'anno prossimo avrò sicuramente uno dei miei orologi spaziali con il Calesis, cioè il calabrese sistema. Questo è eccezionale. Allora. Beh, molte grazie, soprattutto su. Sono contento che l'avete apprezzato. Vincenza Oro, comunque ti ringraziamo di aver scelto appunto la nostra manifestazione. E grazie di avermi invitato. Grazie a te di essere venuto, di aver appunto deciso di presentare appunto questo sistema Vincenza Oro. Il ringraziamento arriva anche dal nostro amministratore delegato. E quindi questa è solamente la prima parte di un progetto che vuole riportare a Vicenza gli orologi. Vi invito tutti quanti ad andare nella community di O'Clock. L'obiettivo è quello di riportare gli indipendenti, stiamo puntando appunto sugli indipendenti di cui Calabrese appunto è uno dei massimi esperti. E quindi niente, usciti qui da questa conferenza vi invito ad andare nella hall numero 1, dove ci sono tutti gli stand blu, e lì cominceremo, anche perché il futuro degli show del mondo dell'orologio cambierà nel prossimo futuro. E quindi siamo pronti a recepire anche questi messaggi, e accanto al mondo della gioielleria che ha sempre, diciamo così, caratterizzato il mondo di Vicenza Oro, 20 anni fa l'orologio era presente anche a Vicenza e abbiamo intenzione di riportarlo, puntando però su una nicchia, quello che rappresenta il payoff di Vicenza Oro, che è The Boutique Show. Quindi non puntiamo a portare Rolex, Patek, che ovviamente seguono altre dinamiche oramai, ma puntiamo a portare chi ha bisogno di farsi conoscere, chi ha bisogno di raccontare una storia. Abbiamo raccontato la storia di una vita fondamentalmente, e quindi ecco, questo è quello che sarà Vicenza nel futuro, e grazie di essere intervenuto a questa conferenza. Se permetti vorrei aggiungere una cosa, che il futuro dell'orologeria è negli indipendenti, lo sapete benissimo, e mi dedico soprattutto alla stampa che è presente, aiutate gli indipendenti realmente, perché abbiamo bisogno di aiuto da parte della stampa. La stampa parla sempre di Rolex e di Patek, ma diciamo il futuro sono gli indipendenti, sono noi che portiamo il futuro. Grazie. Un altro paio.